Sì. Sì. No, e chiudo l'articolo che ho scritto con una piccola citazione, un poco camuffata. Siete, se ti piace, Giovanni. Questi paladini del vivere casto che ad ogni occasione aizzano la bigotta della popolazione contro la povera e indifesa femmina. Che te ne pare? Ah, si sente che è Shakespeare. Nonostante un camuffo. Ma che mi importa, Giovanni, io non voglio nascondere nulla. Bravo, bravo. Giovanni, gente è bigotta. Bravo, io sono un giornalista libero, spregiudicato. Bravo, vedono il sesso come il diavolo. Bravo. Io lo penso sempre. Bravissimo. Ma scusami, ti devo lasciare perché è arrivata Frida. Ti chiamo io al giornale, Giovanni. Grazie assai. Ciao, bello. Ciao, Giovanni. Ciao. Michele, caro. Ehi, carissimo Roberto, come stai? Buonasera, Michele, scusa, perdonami, ti disturbo. Non è che stavate già cenando? Ma figurati, Frida non è ancora tornata. Non è tornata? No. Che se non ci volevo. Perché che? Ma torna. E come non torna? No, meno male, mi fate pigliare uno spavento. Sarà rimasta bloccata nel traffico. Quindi torna. Sì. E tu come mai stai a casa? Si lavora, devo consegnare un articolo per l'edizione di domani. Ah, ma allora ti ho disturbato. Ma figurati, Roberto, abbiamo disturbato tante volte noi. Io ti ho svegliato di notte pure per un mal di testa. Ma io sono il tuo medico, è diverso. Ma sei soprattutto un amico. L'hai detto, mica è un amico. Eh? Un amico. E che amico. Tu mi vuoi bene. Come ti voglio bene? E dammi un bacio, mica. Fratello mio. Robertina mia, come mai sei passato? A salutarti. Nel senso che parti? Vado negli Stati Uniti. Complimenti. No, mica ci vado per vacanza, Michè. Dove? Mi devo operare al cuore. E tu mi dicesti che era una sciocchezza, una cosa così che... sembrava, invece abbiamo rifatto gli esami, Michè, l'operazione è molto rischiosa. Voglio, ho poche probabilità di sopravvivere. Oddio mio, vabbè. È un brutto guaio, Michele, ma... E come? Cioè, quando l'hai saputa questa cosa qua? Un mese fa. E non mi hai detto niente? Ho aspettato il momento opportuno per dirtelo. 3 ore prima di partì. E che c'è fa, Michele? Michele, c'è un tempo preciso. Tu l'hai dovuto sapere adesso. Qualcun altro lo ha dovuto sapere prima, perché magari aveva bisogno di più tempo per aiutarmi. Il notaio, per esempio, per mettere a posto la mia situazione finanziaria. E sai, nell'eventualità che io non ritorni, Michele. Poi ho dovuto affidare i miei pazienti più gravi a qualche collega, medico. A qualcun altro ho dovuto sputare in faccia. E perché, scusa? E quelle cose che quando stai bene, sai, riesci a sopire, buttare giù, ingoi il rospo, dice meglio che mi sto zitto, chi mi fa di litigare. Ma quando sai che stai per morire, dice, ma sa che c'è di noi, ma io volevo sfizzi, vieni a qua. Pua! Mamma roga! Sì, faccio proprio... Mamma roga! Mi devi credere, mi sento leggero, mi sono tolto delle bellissime soddisfazioni. Dove, ma perché poi da me sei venuto proprio per ultimo, diciamo? Perché le cose belle si servono per il finale. Michele. Vabbè, io se posso fare qualcosa per te a disposizione, mi devi credere, Roberto, qualunque cosa. Qualunque cosa, Michele. Ma qualunque. Agito, qualunque. E allora vieni qua, siediti e parliamone. Vieni qua, Michele, vieni non qua. Non mi dispiace, Roberto. Tu mi vuoi bene, non ti dispiace, ma vuoi bene. Assai, dammelo qua, vieni qua. Questo voglio sapere, l'affetto. Io questo ho bisogno di capire, se mi volete bene veramente. In questo mese questo ho appurato. Se le parole di affetto dei vari amici corrispondessero effettivamente alla realtà. Ma mica ho fatto niente di che. Ho semplicemente lasciato a chi lo volesse la possibilità di leggere nel mio cuore come in un libro aperto, è chiaro? Bello, deve essere stata proprio una bella sensazione per te, eh? Per me, che ho i giorni contati. Diciamo una necessità. Ma perché è proprio così disperata questa operazione? Ma mica, sai, i medici hanno un linguaggio freddo, sono medico anch'io, lo sai, no? Sì, e quando si parla di operazioni, ti parlano di percentuale di sopravvivenza. Così fanno. E che dicono? Quante ne ha? Non lo dico a fare. No, voglio sapere. Tu sei un iperagitato. Una cosa che cambia? Che quello è? No, devo sapere, devo non sapere. Lo voglio dire. No, tu mo sei venuto. Non te lo voglio dire perché ti agiti. Fammi, non devo fare. Va bene, non me lo dici. No, chi dice dici. E te che non me lo dicevo, come? Chi dice 5? Ma su 100? Sì, 5, nel migliore dei casi. Chi dice 1? Probabilità. Su 100. Oh, Robè, ma non è strassendito. Io ho già digerito la notizia. Si devono trovare per forza con i conti come se la vita fosse la contabilità di un negozio. Ma che te stai pigliando? Ma che ti piglia? A chi? Ma vuoi finire? No, non cercare di rincuorarmi. Non è di questo che ho bisogno. Mica io non voglio regalare tempo prezioso alla paura. Ma alla felicità. Bravo Roberto, bravo. Va bene. Bravissimo. Tu mi devi dire solo una cosa.
Tu sei sicuro che mi vuoi bene? Ma non ne parliamo proprio, vabbè. E allora, prima di tutto, pensiamo a Cocco Bill. E chi è questo qua? Chi è? Chi è Cocco Bill? Il mio amico più fedele. Il mio chihuahua. Oh, era? O cagnolì. E a destra? Qui, qui. Qua dentro? Qui, qui, qua. Oh, veramente? Sì. Ma è vivo? E mo ti portavo il cadavere, che è venuto a uno. Certo che è vivo. No, perché non si sente proprio. La puzza, dici? No, è vivo. No, le parole, le... Ah, cioè, l'abbaio. L'abbaiare. No, non si sa perché ci metto. Io lo fodero, il cestino, lo fodero con un panno nero, così la luce non filtra. Se non verrà la luce, non abbaia. Ma come fanno gli uccelli? Ma perché te ne intendi? Tenevano un merla una volta, poi se ne è fuoriuto. Non sapevi? Sì, sì, sì. Te lo faccio vedere, perché le avrei, perché è uno spettacolo. Sì? Uno spettacolo. Che è, allora? No, dico, che fa? Zomba, no? Ma cazzo. Ma che c'è una molla, HD, è un chihuahua, mica. I chihuahua sono chi li canna tantil. Ma quando sono tantil sono disgraziati. Ma non di sciocchezza. Vado, Michele, vado ad aprire. Vado ad aprire, tieni di forte. Uno, due, tre. Mamma mia! Che? Quanto è piccolino! Ma dove stai guardando? In quest'angolo qui? No, questo è il pupazzo! È il giocattolo! Questo è Pecos Bill! Ah, tu stai guardando? Cocco Bill sta sotto la copertella, e là, me! Cocco Bill è il suo pupazzo, Pecos Bill! Tenono lo stesso cognome? Sì, cioè. Sono frate! Ma qua cognome, vieni qua, dammi la mano e accarezzalo! No. Perché non vuoi accarezzare? Mi fa impressione! Perché? Mi sembra viscido! E non capito uno, vieni qua! No, vabbè, aspetta! Di la verità, è viscido? No, però è ispido. No, sai che c'è? Che c'ha un eczema di quelli un po'... Viene dall'Africa, sto eczema, non so, una cosa curiosa. Cioè, si gratta la povera bestia e si fanno gli scurzatelli e diventa rasposo, pure io. Vabbè, ho toccato, eh? No, no, è abituato. Sei no, io ho toccato, io. Sì, sì. Lo tocca chiunque, è abituato da chiunque. Guarda là, si sta svegliando, guarda. Guarda. E che fa? Subito gioca, appena si sveglia. No, si sta stiracchiando. No, chi sta giocando che biglie vetere, chi si magna? I biglie. Signor... Ma vedi le biglie? Gesù, guarda, sono così grosse. Queste due qua, argente, quei riflessi violacei, quella ponte russa e verde. Salute! Salute! Ehi! Ma sono grossa, sai? Enormi! È tutto occhio! Cocco Bill è tutto occhio! È tipico della razza chihuahua! Ma è una brutta razza che sa qua, Dove è? Cacca più, scusa! Nonno, vabbè. Scusa, caro. Mi sono dimenticato di avvisarti, è sordo. Pure. Perché pure? È sordo, si è arrugnato. No, dico. Oh, ma non si è arrugnato, è proprio così di razza. È mignon, è piccolo. Ah, non ha preso acqua, diciamo. E ha pigliato un maglione di lana, ma qua l'acqua. È sordato, quello me lo vedi così rovinato perché è una cataratta. Pure, tieni. Cataratta, sì. E c'ha qualche lieve reumatismo. Ah, ecco. Ah, godi, infatti, non la muovo, sennò... E poi saltellava sempre, perché c'era il reumatismo, sennò già ti stava saltando addosso. Ah, meno male che tenevi il reumatismo. Come meno male? No, ti, faceva, no... ti festeggiava, dico. No, sennò... Questo è un cane longevo, c'ha 16 anni. Ah, si porta buono. Oh, però, eh? Questo è il cane di mia nonna, chi si prima di uccidere? Ci vuole il martellato. Qua martellato. Ci vogliono anni, altro che... Questo era il cane di mia nonna. Morta mia nonna, passò a mia mamma. Morta mia mamma, è passata a me. Io sto partendo per gli Stati Uniti. Ma purtroppo male sto cane. Ti piace? Guarda, mica lì, guarda. Cocco Bill, mostra, fai vedere i canini, i tuoi canini a zio Michele. Ma perché l'ha fatto pure le cucciole? I canini, dentini. Ah, io avevo capito, i cagnolini. I cagnolini, arremettivi, i cagnolini. Sotto la pancia. Ma non ce l'ha la pancia. Non te nato. È stato operato, svuotato, ci hanno messo una cosa dentro artificiale. Guarda quanto è bello. Ma come campo sto cane? Campo. Quando uccida questo? Guarda. Mostra, guarda quanti bei dentini c'ha. Quanti sono parecchi proprio, eh? Sì, sì, c'è una 56. La mascella davanti è più sporgente. 56? Fa. Sì, sporge di più la mascella, povera bestia, infatti non chiude bene. Ah. Gli diamo da mangiare da sopra noi. Ci buttiamo così, però. Meno male che noi ne teniamo 56 a coppa, sennò ce l'aveva buttata così. Sarebbe venuto male. Si azzeccava. Si attaccava su, hai capito? E dunque, Michele, questo cane a me mi dà tenerezza, ma adesso mi fa pena, perché io sto partendo. Vive solo con me. Con nessuno. Io mo parto. Parti. Non abbandonando, permettere. Bravo, non lo voglio abbandonare. Allora, che ho pensato, Michele? Che hai pensato? Dico, che ho pensato?
Mi tengo una mezza idea, ma non sono sicuro. Cioè? Eh? Che idea c'hai? Fammi sentire. Ma fammi sentire la tua, fammi sentire. Ma perché? Qual è l'idea? Dimmi. Fammi sentire prima la tua. Perché non me la vuoi dire? Non vorrei dare io l'idea a te, capite? Perché io ho pensato che non mi sentirò tranquillo se non lo affido a una persona appunto fidata. Bravo. Al mio più caro amico. Più caro amico. Chi è, Michele, il mio migliore amico? E chi lo sa, come si dice? Non si può dire. Don Voce! Voce! Michele! Il mio migliore amico è Michele! Viva Michele! Viva! Sta facendo pulissimo. Viva Michele, guarda com'è con te. Ma perché hai capito? Come? Vuoi rimanere con zio Michele? Sì. Ma niente che è sud. No, leggi il labiale. Nonostante la cataratta, diciamo. Ce l'ha. Ha un occhio solo. Sfortunata sono stato. Giuro, giuro qua, giuro. Pigliaria, se no pigliaria. Pigliaria, è freddo. Allora, Michele, ti fa piacere questo pensiero che ho avuto per te, gentile? Mamma mia. Non ti vedo convinto. No, no, ma quello è proprio all'inizio, come passa un momento iniziale, capisci? Ci serve di entusiasmo iniziale. Di entusiasmo iniziale. Dove lo metti? E dove metti? Così, vediamo. Eh? Troppo lontano da noi, è toccato. Mettilo un po' più vicino. Ma ti piace sicuro, Michele? Sì, sì, sì. Mi raccomando, trattamelo bene, non voglio avere pensieri. No, non ti preoccupare, però mi piglio tutto quanto io, pensieri. Posso solo questo. Tutto qua? No. Vuoi sapere se sono venuto solo per questo? No. Dici perché è venuto solo poco? Pareva strano. Che ora è, Michele? Che ora è? Finito dorme, sì. Come? Mo la vedi venire? Sono le 11, ma sa com'è contento che sta pure cagnolino? No, come sono contento io, sapessi, mo che torna. Allora, Michele, ti voglio raccontare un episodio divertente. Un episodio che mi ha fatto compagnia in questo periodo di sofferenza, diciamo così. Allora, io avevo un desiderio. Quando ho saputo la notizia, ho detto, sai che desidero? Un desiderio che mi accompagna da quando sono ragazzo e accompagna anche te, se non mi sbaglio. Andare a letto. Con chi? Volevo soddisfare il desiderio di andare a letto. Con chi? Indovino con chi. No, ma come... A Marchesa De Riccardis. A Marchesa De Riccardis. Esattamente. Brava, la moglie e l'avvocato... Aspetta. Lubrano. Esatto. Dici tu come fai? Che fai? Che ho fatto? Ho parlato con Papa Leo, Rocco. Cos'è Rocco? Rocco, bene, Rocco è un amico comune. Lui viene sotto. Lui viene sotto. La signora Marchesa Perici. Allora gli ho chiesto, senti Rocco, fammi una cortesia, io sto per morire. Ma fai questa cortesia, va a parlare con De Riccardis e chiedi un appuntamento. Ma ha procurato l'appuntamento! Con la Marchesa? Con la Marchesa. E allora? L'hanno arrestata. Ma un appuntamento? Ma che si scema, quale appuntamento? Può fare la droga! Non sai l'affare droga! Mi ero scordata, sì, ma sì, un po' che droga! Ma che un po' che cocaina, che sarà stata mia zucchina! Ma pure un uchino è povero, sa porto via. Beh. Secondo me la Marchesa De Riccardi si può drogare. No, secondo me la Marchesa sa da drogare. Sa da drogare. Me lo vado e parolavo. Ma come me l'ha arrestata? Io non ho potuto fare più niente, ci sarei andato a letto. Vabbè, mica era una cosa sicura. Ma che io andavo da lei con certificato medico, Marchesa De Riccardis. Qui c'è il certificato medico. Io sto per morire. La desidero da quando sono piccolo. Abbia pazienza, posso venire a letto con lei? Come diceva, no. Ma che stai dicendo? È una donna così generosa. Per lei sarebbe stato un gesto di carità cristiana. Beh, certo. Forse la Marchesa con il certificato non avrebbe rifiutato. Ma secondo me nessuno rifiuterebbe. Non sono d'accordo, vabbè, non lo dire. Qua, nel nostro paese siamo alla Santa Inquisizione. Qua se una donna facesse un gesto del genere, invece che la sua generosità, avrebbe messo subito in risalto la sua depravazione. Ma questo è assolutamente vero, bravissimo. Ma questi sono meschini, bigotti. Vedono il sesso come il diavolo. Il diavolo, io lo sto scrivendo un po' all'articolo. Ma tu sei un giornalista spregiudicato. Spregiudicatissimo, figurati. Tu sei un uomo brillante, laico. Ma quando mai ci hai tenuto a queste sciocchezze, sti pettegoli tu? Tu sei un marito, per esempio, non sei geloso. Ma no. Non sei geloso. No. È sicuro. Qualche volta il minimo, ma non. Ma no, neanche il minimo. No, neanche come il minimo. Fai a sentire mica è una sciocchezza? No, neanche il minimo. Neanche noi il minimo. Siamo uomini al di là di queste fessarie. Molto al di là, sì. Una donna, Michè, una donna che accettasse una proposta simile, cioè di andare a letto con un moribondo, secondo me dimostrerebbe una grande bontà d'animo. Guarda, ti dirò di più, se una donna mi venisse a chiedere di soddisfare il suo desiderio di stare con me, io accetterei senza battere ciglio. Oh, vero?
Tu stai allupato, è normale. Scusa. Il problema è il contrario. E certo. Se tua moglie accettasse una proposta del genere. Cioè, ma quale proposta? Quella di cui stiamo parlando, di andare a letto con un moribondo. Ah, ho fatto un moribondo. No, ma sai, per una donna è molto molto diverso, Roberto, sai? Tu dici? Sì, sì, sì. E perché? Mondo Sacci dice perché, ma è diverso, però. Non sono d'accordo. No, no, io sono d'accordissimo. Ma con chi? Sono d'accordo con me stesso. Comunque, meno male che né mia moglie siamo persone importanti e famose come la Marchesa di Riccardo. Che importanza ha la notorietà? Che c'entra? Io Frida la vedo senza la deformazione della notorietà. Beh, che significa? Che c'entra? Mi piace lo stesso. Chi? Tua moglie. Mia moglie? Ti piace? Ma no, poco, assai, mi faccio i pazzi. Sì, è una bella donna, ma niente di che comunque. No, Michele, non me la sminuire. Prima di tutto è svedese. No, la mamma è svedese. E te pare niente, il sangue materno è un marchio indelebile. Frida è svedese, con tutto il carico di sensualità e di fantasie erotiche che questa nazionalità comporta. Frida è una patana, senza malizie, sei una donna ingenua. Non avrà malizie, ma un corpo invidiabile. Mica vogliamo parlare delle gambe di tua moglie? No. Non so, coscia. Sono antenne paraboliche di una iperbolica immaginazione collettiva. E il volto di Frida, quel volto dai tratti nordici, dal colorito mediterraneo, la linea sinuosa del naso che le dà quell'aria misteriosa, e la bocca, quelle labbra carnose, rosse. E rossetto. Ma qua rossetto, mica la bocca di Frida non è una bocca, è una schiocca di cerasa. Stasi guardato proprio buono, Sì. E mica io soltanto, c'è tutto un gruppo di estimatori, siamo tutti amici che ci avremmo sabato a Rommene. Senza le mogli, si mettono là e Frido qua e Frido là, tu non puoi sapere. Ma che siete assai? Oh, è un club che fa sempre nuovi iscritti, mica per noi Frida è un mito, è un evento proprio mitologico, leggendario. Frida non è bella, Frida è bellissima. Grazie. Ma non ne manca una questione estetica, è la carica di sensualità e di erotismo. Frida è proprio buona, Frida è più che buona, Frida non fa ma non arrapa. E tu non mi fermava, c'è pazienza, ma so. Queste sono le liriche sì, che... Sì, sì, questa fa male, no? No, no, questa mi fa bene, anzi. Allora? Allora che? Posso andare a letto con tua moglie? Hai riso? Vabbè, mi ha fatto morire. Ma sono creduto che veramente mi avevi chiesto sul serio questa cosa. Che ho fatto una faccia proprio, guarda. È il mio ultimo desiderio. C'è un altro, non lo tieni? Mica, ma tu ti sei offeso? Io? Ma quando mai, figurati. No. Ma mica sei geloso? È geloso, ma qua geloso, figurati, si fissaria qua, si fissaria che dici. Allora, sì. Posso andare a letto con tua moglie? Sto morendo, mica. C'ho poche probabilità di sopravvivere. Chi dice 10? Chi dice, c'è pure chi dice 10, certo. È vero. Dica, chi dice 5, voleva dire. È logico. Chi dice uno? Ho capito, vabbè, ma a già morire. Ho capito, vabbè, ma si proprio... A già morire. Ho capito, vabbè, guarda, io te lo farei pure questo favore, no? Però appena ci pensi mi viene una chiagna, no? Io non ci posso pensare. Tutto quanto al momento. Ecco, la do. Perché?
Ma ti sto dicendo, sono il tuo amico più caro, sì o no? Sì. E allora, io sto per morire. Tutto qua andiamo a morire, vabbè. Sì, sì. Ma i prima? Miche, ma che sarà mai? È un rapporto sessuale. E che diamine, ma sei o no? Il giornalista spregiudicato che hai detto, lo sei o non lo sei? In qualche volta sì. Come qualche volta? E allora? Io e Frida, in fondo, che dobbiamo fare? Metterci a tavola e mangiarci un piatto di spaghetti insieme. Voi vi mangiate, a me mi resta un colpo stomaco. Niente di me. Miche, guardami negli occhi. Guardami negli occhi. Dimmi una cosa. Tu mi vuoi bene? Non tanto. Stefano, qui? Ma che fai? Dormi, è arrivato il notaio, ti vuoi calmare, sì o no? Ma che hai dormito sul divano? Allora, approfittiamo adesso che Cicco dorme, che dobbiamo parlare con il notaio del testamento, che se Cicco sente, quello è capace di tutto. Prego, prego, notaio, prego, buongiorno, si accomodi. Buongiorno, buongiorno, la situazione è sotto controllo, bene, nessun assenso di fatto. Voce, d'altra perché... parte avevo molta fiducia in voi, avendo io conosciuto i vostri genitori, le loro qualità morali. Non potevano non avervi educati secondo le regole e i comandamenti della migliore tradizione laica e cristiana, anzi mi si conceda. Vorrei meglio dire cristiana prima e laica poi. Di che si tratta? Ditemi tutto, sono a vostra completa disposizione per un massimo però di 18 minuti esatti. È da consumarsi la più completa concentrazione, devi dare una spiacevole quanto inutile perdere tempo prezioso, oltre che economicamente gravosa. Noi ci siamo visti una ventina di giorni fa, se non erro, era un 20 di agosto, giorno più, giorno meno, guardano la cartella, controllo esatto, in quell'occasione ho aperto il cuore e le volontà della vostra povera e cara madre. Io ho capito, solo povera e cara madre, non dà. Possiamo parlare a bassa voce perché Cicco dorme, sediamoci un momento e parliamo del testamento. No, ma come siete importante. Padroni, avete non solo il diritto ma addirittura il dovere di parlarvi, di esprimermi ogni vostro dubbio, ogni disagio, io sarò pronto a darvi tutte le spiegazioni, a sciogliervi ogni riserva, dite, dite, liberamente, forza. Ablate! Ma che scherzo, come? Ablate! Noi siamo nervosi, come che andiamo a ballare, no, no, non avete capito, è grave la situazione. No, avete ballate, no? No, non ho detto ballate, ho detto ablate, spagnolo. Ah, siete spagnolo, complimenti. Io prima pensavo che parlavate veloce, perciò non si capiva. Io parlavo spagnolo, cosa va? Ma chi parlava spagnolo? Allora parlate con Esteban, oh. Io vado a controllare se Chiquito repueva. Andale, scappate, scappate, fai che presto. Ma che ha fatto? Se ho capito bene, sta scherzando? Non ve lo so di questo fatto qua. Vabbè. E forza, dite. Su che argomento devo dire? E io che ne so? Questo qua che se n'è andato adesso si chiama Enzo, mio fratello. Torna subito e vi racconta tutto lui, perché in questo momento intendo proprio... Ah, capi, parlando... Sento proprio bene. Io la vedo troppo sconfortato lei, eh? Lei deve reagire. Non esiste proprio. Non esiste. Io capisco che la perdita di una madre crei un vuoto incolmabile. Non parliamo proprio. Lo so, ma lei deve farsi coraggio. Lei ha una moglie? No. Ha dei figli? No. Ed è a loro che deve pensare per farsi forza. Enzo! Dunque, sono già passati 3 minuti e mezzo e voi continuate a trattenermi con argomenti futili e dannosi al raggiungimento dei nostri obiettivi, no? Eh? Che sono... Enzo! Che strilli che si sveglia Cicco, notaio, vi ha spiegato tutto. Ha detto sempre Enzo. Certo, si impressiona perché voi parlate spagnolo, che problema c'è? Ma chi parla spagnolo? Adesso glielo spiego io in italiano. Allora, notaio, noi vi abbiamo chiamato per nostro fratello Cicco, che non sta bene con i nervi. E appunto per questo che vostra madre abbiamo registrato nel testamento che egli, Francesco, il fratello più fragile dei tre, manca sempre sotto la vostra tutela. E noi abbiamo iniziato tutte le pratiche per ottenere questo affidamento. Dopodiché si darà inizio alla divisione del patrimonio materno, rigorosamente in tre parti uguali. Quando
quando quindi... vedete questa qua, la bocca che si muove, voi dovete stare fermo con questa qua, altra bocca, perché se si muovono due bocche insieme non si capisce. Allora io adesso, noi in Italia, quando muoviamo la bocca significa che parliamo, a meno che non stiamo sott'acqua, che sono i pesci. Ma quando fai così che si sente il suono, sta parlando, tu non devi fare così, devi stare con la bocca zitta così. Se tu muovi la bocca, io sto con la bocca zitta così. Tutte e due così, no, così, così, sì, così, così, sì, così, no. Chiaro? Non l'ha, non l'avete capito? No, no, scusate. Non ha capito. No, no, ho capito, ma che state facendo con questi pupazzi? Che è sta cosa? Cerco di farmi capire. E parli che no, la capisco. Notaio, la cosa è grave. Noi ci siamo resi conto che non possiamo più rispettare le volontà di nostra madre. Madre, bravissima. Non è possibile, ci andiamo... Cico non può rimanere in questa casa. Assolutamente. No. Accanto a lui ci vogliono specialisti, medici, infermieri, gente del mestiere, psicanalisti, psicologi, gente che curi il cervello. Ma che vogliamo fare tutte le leghe della sanità, ho capito. Avete capito? Diciamo personale medico e paramedico. No, no, che paramedico, no, no, medico originale, qua paramedico. No, no. Non ho detto paramedico, ho detto paramedico. No, originale. È originale. Esatto. Col camice, col camice. Ho capito. Non basta. Camice, sì, mica solo il camice, vabbè, proprio la laurea. Senta, arrivi al dunque, non mi interessa. Al dunque che voglio dire che io e lui che siamo i suoi fratelli non siamo adatti a stargli accanto. Perché? Perché io sono un musicista, che ne capisce dei nervi. Lui poi stava per sposare una donna ora. E perché ci racconti così? Ma una filippina? Ma che filippina? No, no. Una polacca? È una polacca. Ucraina, di dove? Italiana. La cameriera italiana, che ci sei strano? La cameriera, uno è suo cibo, qua cameriera. E che è, donna? Una squillo. Nel senso di una... Ehi! Complimenti! È tutta un'organizzazione a delinquere, la suocera e la figlia stanno d'accordo. Voi telefonate e dite la parola d'ordine. Pippo Baudo e Capello 1. Pippo Baudo. È un presentatore televisivo. In Spagna è più famoso Raffaella Carrà. E allora lo passa a Bambo. Le Bambo dice, che volete fare? E basta! Chiedo scusa. Ma che se ne importa un notaio sta facendo? No, che cosa? Era interessante invece. Chiedo scusa, notà. Sì. Chiedo scusa. No, prego. Non è questa la notizia. Lui si arrabbia quando parliamo di questa cosa. Chissà perché, Come allora, notaio, noi abbiamo scoperto una cosa molto grave. Mamma mia. Gravissima. Mamma mia. Assai grave. Molto grave, ho capito. Molto grave. Noi, fate bene attenzione. Sì. Abbiamo scoperto che Cico... ha fatto morire nostra madre. Madre! Per non farla soffrire. Sire! Ha usato la morfina. Sire! Ah, tenevo sotto a mattone. Ha capito! Ma che ho? Che ripetete qua dietro? Ma, Cico, che dono. Ma perché sei tu che ripeti? Fa l'eco! Dimmi che era la voce, amica, faceva voce, ma che si sì. Ma cosa da pazzi? E ripete tutto! Ma è proprio, io non lo so! Ma veramente non lo so! Ma che stai prendendo in giro? Ah, vuoi finire ora? No, perché sto scosso, avete capito? Ho capito per sbagliato! No, cercate di calmarvi, capisco che siete scosso, però... Chiedo scusa, fate pace, No, vabbè, ma non c'è bisogno della mano. Ci tengo. Vabbè, facciamo pace, Scambiamoci un segno di pace tutti. Sì. Siamo in armonia. È finita la messa, ce ne possiamo andare? Che state facendo? Allora, avete capito? Cico ha fatto morire nostra madre. Madre! Ma cominciamo un'altra volta, mo. Ho capito. Sicuro? Certo. Perfettamente capito, la notizia è scioccante. Bravo, scioccante, che belli parole che trovo, guarda. Belli parole, scioccante. No, per uno che non sa la lingua, dico. Ma qual è la lingua? Quello deriva da shock, questa shock. Parola. Non da sciocco, shock, sì, da sì. K. Shock come stock, 84. La K, il K, doppia K, K la macchina. Scappa senza S, K. K, come scioccante. Dite K? Ma due C o due K, scioccante? Ma così scemo, scioccante con due C. Due C. Perché viene detto in italiano. Se poi vuoi mettere, una C e una K. Ah, si può fare? Sì. E dipende, così puoi scegliere, no? Avete deciso come si scrive scioccante? Sì? Vabbè. Volete che vi mando un insegnante italiano? Non lo so, ma che state facendo tutti e due?
No, è valutata. Io ho detto scioccante, ma brava, noi abbiamo una dissertazione su scioccante. Pensavamo che non sapevate. L'avete detto proprio liscio liscio. Liscio liscio. Senti, ma che avete bevuto tutti e due? Niente. Ah. Scossi. Scossi, troppo scossi. Allora. Se ho capito bene qua... Cico ha fatto morire nostra madre. Ho capito. Come si è scordata lei, avete visto? Cioè... Per non farla soffrire. Soffrire, diciamo... Se ho capito bene, eutanasia. Oh. A noi ci ha detto che è stato lui. Beh, e chi c'è? Voi invece che dite? Io ho detto eutanasia. Lui dice che è stata la zia, chissà perché. Che ha detto? Ma voi, perché quale zia dite? Antonietta. Ma che è sta zia? La sua mamma. No, chi la che stavano in contrasto. Ma che mi importa? E chi è zia Carmela? Ma chi conosce le zie vostre? Scusa. E voi è stata la zia. Non ho detto è stata la zia, ho detto eutanasia. È una zia. No, è una zia. Sono due. Levate le zie. Eutanasia. È nata zia. Eutanasia. Eutanasia. Silenzio qua dietro. Non va bene. E ripete tutto. Ma va. Este, ecco via. Non lo sai nemmeno più. Ma come ti fa? Da Roma. Non va bene. Non si faccia immaginare. Ma già non ci capiamo. Ecco questa è casa mia. Ho capito, che dovete ripetere per forza a casa vostra. Beh, dame, ma che c'è di casa nostra così arrogante? Comunque, capite questa parola? Arrogante. Arrogante. Ma voi mettete a girare, come si scrive arrogante? No, detto a lui. Allora, visto che ripetete tutto, sapete che significa eutanasia? Una volta sapevo, non mi ricordo più. Allora fate silenzio e lasciateci parlare. Ah va, dovrei parlare a noi che ci capiamo. Questo capisce tutto, quest'altro. Allora vi spiego che cos'è l'eutanasia. Grazie. Visto che non sapete che cos'è. Una parola vostra, diciamo. Mia. Sta scritto sul vocabolario, se andate a vederla. Si usa anche oggi. Si usa. È diventata di uso comune, capito? Di uso comune, tranne qua che non sapete niente, poi lasciamo. Comunque, eutanasia, vi spiego. Eutanasia. Eutanasia. Ecco l'accento. No, senza accento, dove l'accento? Ah, allora congiunzione? No, attaccato. Congiunto le. Congiuntole. No, congiuntole. Eutanasia è tutta una parola. Senza separazione. Ma perché da sta separata per forza? È tutta una parola. Dopo la E. Ma no, dopo la E, durante la E, cioè insieme alla E. Eutanasia. È una tasia. È una tasia. Una tasia. No, tasia, la zeppola si dice, no? Ma che tengo la zeppola in bocca io? Voi no? No. E come mai? E perché devo parlare così, no? No, pensavo che si diceva Fiat. No, non si dice zia, eutanasia. Si dice. Eutanasia, con la S normale. Ah, per evitare questo difetto, mo vanno con la tenda estiva. Mo tra poco non me lo faccio dire più eutanasia a voi, che spacchi due incisivi davanti. Com'è possibile che non mi fate parlare? Siete pazziani. Ma che sto pazziando? Come è possibile? Allora, eutanasia. Sì, ho capito. La parola è semplice. Eutanasia. Significa eutanasia? No, non significa eutanasia. Vi spiego che significa, se no non significa niente. Allora, eutanasia sarebbe... Sarebbe. Noi. Vabbè, sì e no. No, sì e no. Assolutamente. Latto. Chiaro? Il latto. Il latto per bere. Ah, un lattuccio. Il lattuccio. Un lattuccio. No, il latte è il latto. Il latte tutto al più. Le latte. Il latte il latto e lo atto. Le latte le boatte. Ma che il boatta? Latto, è l'apostrofo atto. Ah, la voce. Ecco, c'era la posta. Ma come glielo faccio capire la posta? L'atto! Come ve lo faccio la posta? Quando si scrive si capisce. Ma uno dovrebbe sapere l'italiano, lo sa. Dio mio. Allora. Dio mio. Mamma mia. Mi fate del possibile. Ma è una, vedi, è un'agitazione esagerata. Esagerata. Che dobbiamo dire noi? Voi dite il latto, che devo dire io? Ci stiamo sforzando di capire, che non diciamo noi. E venite qua in Italia e volete pure insegnare, ma che... Un po' di tolleranza tra tutti qua! Ma che tolleranza? Io non ho capito, ma che c'entra la tolleranza? Voi dovete capire che significa eutanasia. Uno non ne capisce e si arrabbia. Non è che non capite niente. Quando verremo da voi, voglio vedere se... E chi vi apre quando venite da me? Chi vi apre? Ecco, io. Allora. Poi vogliono venire, là no. Allora. Adesso vi spiego. Eutanasia. Latto inteso come azione, non come quello che si beve. Latto è il vostro fatto. Di uccidere. Di uccidere. Una persona. Una. No, vabbè, anche due, non è quello il problema. Insomma, non si sa, è confuso. Si può fare pure una strage con l'eutanasia, va bene?
Siamo una parola in fase di evoluzione. No, no, non è in fase di evoluzione. La parola? No, la parola è quella, e quello significa di uccidere un numero imprecisato di persone. Poi che è imprecisato? È imprecisato il numero, non la parola. Guarda, ma ha parlato con meno poco pure, guarda che sta. Ma non fate l'eco. Ma perché se parlo con te che qua? È che può essere che capisci di più. Non mi sento escluso. Vabbè, allora, l'atto di uccidere alcune persone, avete capito questo? Ripeti. E fa così con la testa, avete capito sì o no? Sì, ho capito. Ah, benissimo, di uccidere alcune persone, però per non farle soffrire. Questo... È quello che ha fatto Sico con nostra madre. Come non casa, è già in fronte, è logico, lo sto dicendo da mezz'ora. Poi che ci siamo capiti, finalmente. Ci siamo capiti, che c'è? Loro la chiamano eutanasia. Ma no, con sta seppola mucca, è eutanasia. No, ma scava, che è eutanasia. Madonna, mi raccomando, la massima discrezione, se la notizia arrivasse alla polizia, Sico subirebbe un processo che non potrebbe sopportare. Ecco, non precipitare, scandisci, se no non ti capisci. No, io capisco. Ma lo vedi già come sta nervoso? Lo so. Si sente isolato. Parla piano, parla. Sto scosso, quindi ho parlato. Madonna, l'ho capito che state scosso, l'avete detto 20 volte. Dite quello che dovete dire. Non lo fa sentire straniero. Straniero, a me. Vabbè, se la notizia arrivasse alla polizia, cioè arriva, vabbè, arriva, è meglio. Arriva. Non lo so, che volete dire, arriva o arrivasse? Io dovrei dire arrivasse. E dite arrivasse, andiamo avanti. Vabbè, se la notizia arrivasse alla polizia, Cico potrebbe subire un processo. Cico potrebbe subire un processo che non potrebbe. Ah, ci mise troppi, potrebbe forse. Ma mettete un altro 4 o 5, tanto comunque non si capisce niente. Il succo qual è? Che Cico non deve andare alla polizia, deve andare in clinica. Non deve andare in galera. In galera, voglio dire. Scusate. Ora, ora, la domanda è questa. Ma che? Se particella scarupati, se particella scarupati, mettiamo Cico, noi siamo tre fratelli, no da? Questo più corto so io, vedete? Questo... Sì, guardate a me, guardate il più corto. Se mettiamo Cico in clinica, clinica è facile, ospedale, poi noi, vi scavalco, due, così e tre, così e due. Noi due abbiamo comunque... Comunque, diritto. Diritto. Alla nostra parte. Parte. Di eredità. Oppure con l'accento, pure. Quel senza accento. Oppure il testamento. Testamento. Viene invalidato. Che sono sti mosse? Mosse? Oh, mimato! Perché state facendo questi gesti? Oh, mimato! Per fare cosa? Per farvi capire! Con i gesti tutti sbagliati! Perché tutti sbagliati? Ma che mosse avete fatto? Se capo? Abbiamo diritto! Diritto? Diritto! Cioè, non storto sarebbe! Alla nostra parte! Parte, come si può fare? Parte! 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 Ho capito, il trenino! Che uno saluto di eredità o il testamento, due parole, testamento, no, è fluido, testamento, unito, viene invalidato. Questo non l'ho capito, quando uno rimane invalido, invalidato, ha fatto sciangate, sciangate, chi l'è nato con sciangate, quello dei cinesi che si butta il mazzarello colorato e devi pigliare una alla volta senza far camuovere, cosa ecco. Quello è quello là, si chiama Shanghai. Shanghai è passato remoto, chi c'ha c'è? Signorano, io Shanghai, e la capito. Sì, Shanghai, io Shanghai, tu Shanghai sei di Shango, non è la cosa. Shangassimo, come si dice? Cosce da pazzi. Avete capito? Ho capito, io c'è bisogno di una cosa, dove ha studiato l'italiano vostro fratello? La stessa scuola mia. La quale scuola ha chiuso definitivamente dopo di voi. Sì. È fallita. Me l'immaginavo. Ha chiuso quella scuola. Ha chiuso quella scuola. L'hanno chiusa. Chi ha chiuso? L'hanno chiusa. Comunque la domanda era chiara. Che è successo? Io. Perché mi vuoi?
Non posso ridere. Mi fa i segni, mi fa. Mi ha fatto un segno. Gli faccio i segni. Mi ha fatto un segno. Commissario, non è che se... Commissario. Ma questo è stato al meglio, commissario. Sono scosso. Ho capito. Sono scosso, commissario. Cosa da pazzo? Siamo scossi tutti e due. Ho capito, state troppo scossi. Vedete di fermarvi. Dottore. Mamma mia. Troppo commedia. Troppo commedia. Con me. Allora. Tutti insieme. Cioè. La domanda era chiara. Se mi posso permettere, i gesti facevano schifo. Va bene? È opinione vostra. No, è noi opinione. Qua in Italia così gesticoliamo. Ma in Italia dove? A Napoli. A Napoli. Boh. Comunque, la domanda era chiara. La risposta è semplice. Se possiamo metterci in inglese. Vabbè. Allora, le volontà della persona che ci lascia sono da ritenersi puramente di obbligo morale, quindi non giuridico. Mamma mia, che brutta cosa che avete detto. No? Ma brutta che? Ma questa è grave assai. Ma grave cosa? Chi? Ma perché fai il presunto? Ma che conosci lo spagnolo? Capisci lo spagnolo? E allora che ti impressione? Mo se lo spiega in italiano e sarà una fessaria. Magari non è neanche la risposta qui. Mo la risposta arriva, ha detto la premessa, no? La premessa in spagnolo, mo? Sì, sì. La sostanza, la dite in italiano. Io ho detto una premessa spagnola. No, date che siete spagnolo, ho detto forse... No, ma voi chi vi ha detto che io sono spagnolo? Voi avete parlato spagnolo appena siete entrati, un quarto d'ora. Avete raccontato prima la barzelletta, avete visto solo voi. Io raccontavo la barzelletta. Siamo arrivati qua, abbiamo fatto un accoglimento, che si è capito povero e calato. Qua avete detto, non ci pensate, ballate in Spagna, balliamo. Ah, mo capisco, dove nascere vivo. Ma che abbiate, quando ho detto ablate? Qua l'avete detto. Ma che paura, che è quando l'ho detto? L'avete detto, no? Sì, l'ho detto. L'avete detto, allora basta. No, che basta, che si uno dice ablate è spagnolo. Ma uno che non è spagnolo non è che va a casa della gente che già danno l'esaurimento per voi e si mette a parlare spagnolo. Ablate, ma niente, ma non brasto la vista. Ma che ha ragione? No, non ha ragione niente. E come no? Ma mica sono entrato a cavallo di un toro qua dentro io. Qui c'è bisogno di parlare. Io ho detto solo ablate. E perché l'avete detto? Ma così, per fare una battuta. Ma in spagnolo. Ma non qua lo tengo a vostro fratello. In spagnolo. E perché proprio in spagnolo? Perché sono state 3 giorni a Ibiza quest'estate. E questo è un altro problema. No, che problema? Che c'è andato a trovare i parenti a Ibiza. Qua parenti. I parenti voi, sai, no, da Spagna? No, io non ne ho parenti in Spagna. Ah, quindi solo voi siete spagnolo, diciamo. Ma state scherzando? Ho capito. Stefano. Ma cos'è, uno scherzo? Ho capito tutto. Sono morti tutti i parenti, mi dispiace. Ma no. Ma la faccia... andato al funerale, Ma al funerale sono vivi i miei parenti. E come si sono salvati, poi? Non ho capito. Ma da cosa? Ma perché c'è stato l'attentato? A chi? Ovvero. Ma cosa? E come hanno, dove l'hanno messa la bomba? Raccontate. Ma che è successo? Non so niente. Ma dove sono scappati? Ma chi? I parenti, dove sono scappati? Perché ci hanno messo la bomba? Ma dove gli hanno messo la bomba? Non lo so, sotto la casa. Ma perché dovevano mettere la bomba? Telefonate o telefono che avevo un numeraggio che ho. Ma voi non sapevate niente? Un numero verde della bomba? Non sapevate niente voi? Ma che cosa? I miei parenti stanno a casa loro, stanno bene? Bene, cioè, quindi non è saltato il palazzo. Ma quale palazzo? La Spagna. Ma che c'entra la Spagna? I miei parenti stanno in Italia. Che fortuna. Meno male. Ma perché che fortuna? In vacanza. Sono italiani. Chi? Terrorista. Mo tra poco fa diventare italiani gli spagnoli, pur di non capire. I miei parenti sono tutti italiani. E tutti? Tutti. Mancano un nonno, una nonna. Niente, manco uno spagnolo in famiglia. E allora perché voi siete spagnoli? Non si capisce. Gesù, io come... Ma non è che state in incognito. Ma incognito... Che non si può sapere, no? Dai, dita la verità. Vabbè, ah, non tasse, sui tasse. Vabbè, ho capito tutto, sentite, io non posso Monte Carlo? Prendere. Sì, a Monte Carlo. E poi cominciamo con Monte Carlo, ma. No, che è andata a Monte Carlo, che là non si fa venire tasse. Vede, non dico questa cosa. Che devo fare con questa pezza? La pezza della cucina. Dovete stare 6 mesi all'anno a Monte Carlo, sennò va a chiappa. Mi mando 6 mesi all'ospedale, sennò mi fa... Certo, ora vi faccio vedere i documenti. No, 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 da non cacciate i documenti in questa casa, va a morire di qua. Se cacciate una patente si apre una pizzeria davanti a voi. Va a morire di qui la pizzeria, lo vedete qua davanti a voi che ci sta? Non lo vedete che ci sta? Guardate, sentite. Piano piano che ci sta un muro. Il forno a legna. Forno. Non lo sentite il calore del ceppo che brucia? Assolutamente. Io non so come siete abituati in Spagna, no, da ma... Un'altra volta con la Spagna! Ehi. No, cioè la deve smettere di dire che io sono spagnolo, guarda. È vero. Mi guardi negli occhi. Non lo devo dire. No, 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 lei deve dire la verità. Io sono italiano, lo dica. Io sono italiano. No, io sono... Senta, dica che io sono italiano, lo dica!
E fallo contento. Ma che fallo contento? Io sono italiano. Siete italiano. Ma come l'avete preso questa fissaccia? Per aver detto no, come mi suggeriva. Lui diceva. Non suggerite. No. Io sono italiano, nato in Italia, da genitori italiani. Vivo in Italia dalla nascita. 3 giorni a Ibiza e divento spagnolo. Non può... Ma che non mi trovo c'è? No, che. Ma state a posto! Osso. Scusate, ne ho visto. E si è messo addosso. Sentivo un calore, sentivo. Mamma mia. Mi credevo che era il forno, mi credevo. Bravissimo, poveriello. Poveriello. Madonna, che paura mi sono messo. Avete sentito il calore del forno, no? Per un attimo, ho detto, mo mi giro e lo vedo. Ha sentito il calore. L'ho sentito, forte. Benvenuto tra noi, notà. Nella famiglia. Ma diciamo. Chi vi conosce a tutti no, e due? Di quelli che sentono il calore. Vabbè, sentite. Ci volete dare Madonna, questa risposta? Mi levate solo una curiosità. Sì. Ma siamo sicuri che Cico è l'unico che non sta bene in questa famiglia, è vero? Io sto scosso. Cioè, me lo dimenticavo. E voi invece è stata una bellezza, devo dire, complimenti. A me mi salva la musica. Io ho scritto un brano. No, prego. Io ho scritto un brano per Sanremo, daga. Un brano? Non l'avete sentito ancora? No, non sento Sanremo. Non l'ho pubblicato. Non l'avete pubblicato? Olè, lo spagnoleggiato un poco per voi. Mo spassionatamente mi dovete dire che cosa ve ne pare di questo pezzo. Ma proprio senza peli sulla lingua. Ma sinceramente proprio. Sinceramente. Vi ha preso al cuore? Ma vi ha dato lo stomaco, che è questa porcheria? È il mio brano per Sanremo. Secondo me sarà un successo. Secondo me è l'ultimo anno di Sanremo, se c'è sta canzone. E dopo che fa? Siamo lavati un altro pazzetto. Allora no da. Mamma mia, che schifo, santo. Che volete fare? Come vogliamo fare con Cico? E come vogliamo fare con Cico? Perché capite la musica, io mi aspetto un futuro radioso. Sì, giusto. Diteci. Diteci, voi non capite, come faccio? Allora, cercate di parlare... Più semplice. Italiano. Perché come ho parlato fino a mo'? Lo comincio un'altra volta con la Spagna e passo un guaio oggi. No. Fallo parlare, sì. Basta. Allora, in altre parole, visto che fino ad ora non ci siamo capiti. Bravo. La condizione di cui sopra. Ha guardato sopra? Ha guardato sopra. Non sapevo. Perché sopra tu dove guardi, sotto? Ma di cui prima? Ah, vedi, sopra. Però. Sopra nel senso di testa, oddio mio. Vabbè, quella cioè che vi obbligherebbe a vivere con vostro fratello Francesco. Cico. E da ritenersi semplicemente, come posso dire, semplice, un desiderio della defunta, che voi due potete rispettare o meno, senza per questo cambiare in alcun modo la legittima possibilità di dividere il patrimonio secondo la legge. E cioè, 3 parti uguali ai 3 discendenti diretti, quali che siano i loro comportamenti, ma che sei meglio con lo mamma, eccetera. Sapete fare questo? No. Guardate come si gira il braccio. Il braccio sto. Sì. Vai, guarda. E che le fa? No, è perché tu un bro, fai quelle cose. Ah, io ci ho fatte. Cerchio e dritto. Vabbè. Sapete fare? Sì. No, non lo so fare. E chi le fa karate? Attenzione. Sì? Che cintura siete? Marrone. Mamma mia, complimenti. Chiaro. Comunque, sono giunto a una conclusione. Nella vostra famiglia si è sviluppato tutto tranne il cervello. Credo di aver capito. Non ho capito. Non avete capito, tanto che c'è bisogno che... Quando mai avete capito? No, è una novità che non avete capito, non capite niente. Quindi... Allora, la risposta. Ma basso con i giochini, la risposta. Perché avete fatto qualche altra domanda che mi sono perso? No, la domanda è...
se mettiamo 5 in clinica, oddio, abbiamo diritto alla nostra parte di eredità. Madonna, ma cominciamo un'altra volta. Come ero fatto dei pupazzi? Parlo io allora, com'è? Allora. Avete capito quello che ho detto? Io la risposta l'ho data. Uno sicuro? Eh cioè, questo non sono sicuro. Non avete capito? La verità? Sincero? Ma c'è più. No. No. Voi avete capito? Nella prima parte mi sono distratto un po', te lo giuro. Che avete capito dalla seconda parte? Eccetera, eccetera, eccetera. No, dai, spiegate più facile, abbiate pazienza, perché siamo agitati. Non era mai successo una cosa del genere. Ma manco a noi. La prima volta, veramente. E chi vi chiamava un'altra volta? Certo, ma, certo. E chi ci veniva, dite, piuttosto. Ma è questione di principio che vi voglio far capire. Bravo, dovete. Quello, sì, sforzandovi, sì, sì, uno impara la lingua. No, 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 voi dovete imparare proprio a capire. E noi dobbiamo continuare a parlare così. Sapete, quelle full immersion. Full immersion, sì. Tra poco ve la faccio io nella vasca da bagno, la full immersion, tutte e due. Voi uscite da qua che sapete parlare. No, no, io esco da qua che dalla finestra, se non la finisco. Allora. Dunque, vediamo se ci capiamo così. Questo è più facile di così, non ci riesco. Allora. Isord. Pesetas. No, io passo un guaio con vostro fratello. Le lire! Che sono sti pesetas? Ha detto le pesetas? No, dai, però pure voi siete un attacco a briga esagerato, però. Che significa? Quello ha detto le pesetas, cominciamo un'altra volta. Ma l'ha battuto, fa. Non fate battute spagnole. Va bene, la faccio non più. Non ho senso dell'umorismo. È chiaro? Allora. Mamma mia. Esord, le lire italiane. Va bene? Sì. Ve li potete. Le lire ve le potete, scusate. No, no, i sord ve li potete. No, vedete le lire? No, ho detto dopo, era un inciso. Le lire ve le potete. I sord ve li potete, le lire... Ve li potete. Le lire ve le potete. Aspetta, tu. Aspetta, le lire ve le potete, tu. Sold... Oddio. No, dai, l'euro com'è? Poi? A capire la consecuzione è difficile, mo, muovere una cosa difficile. Vabbè, va bene lo stesso. No, 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 semplifichiamo. I sord ve potete... Tronco. Tronca. Piglia! Oh, abbiamo diritto alla nostra parte di eredità. Bravissimo, però c'è una piccola postilla che aggiungo io. Sì. Me ne dovete comprare tutte medicine, tutti e due. Ma chiedo scusa, notai, ma il nervosismo da dove nasce? Vuoi fate che siete spagnoli? Ma che è spagnolo, l'altra volta? Ma che c'è di male a essere spagnolo? Ma lo sapete che Napoli è stata dominata dagli spagnoli? Perché anche dai francesi, allora. E infatti chi mi piglia per francese, sì, chi mi piglia per spagnolo? Sì, sono nato con Demolo, che c'entra? Ma infatti, voi dove abitate? Ma non dite sciocchezze. Voi scusate, per curiosità. Ma voi dove abitate? A Napoli. Bravo, a Napoli dove? A Napoli, Napoli. Sì, ma a che parte? Bravo, a che parte? A che parte in che senso? La strada. Via Roma. Si chiamava via Roma. Sì, ha cambiato, non sa che prima. Ah sì? È Bassolina la cagna. Si muore, no. No, prima. Prima, sì. Vabbè, lasciamo, stiamo. Che comunque non c'è niente di strano. Non si chiama più via Roma, si chiama via... Via, non si capisce. Vabbè, via Toledo. Vai, aspetta! Via Toledo! Quartieri... Spagnoli!